Sono Simona Soriano, sono un avvocato catanese, ho 35 anni. Io ho studiato anche diritto relazioni internazionali a Bologna. Io mi candido al rinnovo del Parlamento europeo perché voglio innanzitutto portare la voce dei cittadini italiani in Europa. Sinora non sono stati sufficientemente ascoltati né rappresentati. Abbiamo avuto dei portavoce, degli eurodeputati che hanno fatto tutto tranne che rappresentare gli interessi italiani. Sappiamo benissimo che in Europa ci vanno chi è stato trombato dalle politiche nazionali, dalla politica locale, giusto per ricoprire qualche poltrona, ma non hanno mai fatto gli interessi degli italiani, anzi brillano per assenteismo in Europa. Quindi dobbiamo andare lì innanzitutto per tutelare gli interessi dell'Italia. I nostri punti del programma infatti sono semplici, netti. Vogliamo ribaltare innanzitutto il pareggio di bilancio in Costituzione. L'articolo 81 che ha introdotto appunto il pareggio di bilancio in Costituzione è il suicidio in questo momento storico. È il suicidio perché in qualunque momento di recessione gli Stati devono poter spendere, devono poter aumentare la spesa pubblica. Vincolare il limite lo Stato a fare nuove spese o investire in nuove infrastrutture, in attività innovative, impedire questo allo Stato vuol dire portarci al suicidio, portare alla morte l'Italia. Sinora nessuno, anzi questi assurdi trattati sono stati approvati anche dai nostri eurodeputati. Gli eurodeputati del PD hanno votato, non si sa se comandati da qualcuno o se per mera ignoranza. Infatti è arrivato il momento di portare gente che studia, che sa che cosa votare e soprattutto che rappresenti gli interessi italiani. Dobbiamo andare lì non solo a battere i pugni sui tavoli, ma a ribaltarli questi tavoli, perché noi in questa Europa, così com'è concepita, non ci sta più bene, non possiamo più starci. Quindi fondamentalmente dobbiamo andare lì, farci valere, anche il trattato UE-Marocco che è stato ultimamente approvato dall'Unione Europea, abbatte le barriere doganali permettendo l'ingresso di prodotti agricoli dal Marocco e i nostri prodotti che sono delle eccellenze dovrebbero invadere i mercati europei, dobbiamo invece portarli al macero, dobbiamo distruggerli perché non sono competitivi rispetto ai prodotti provenienti dai paesi extraeuropei. E questo è assurdo, cioè noi abbiamo dei prodotti eccellenti, un'economia che potrebbe essere l'invidia, è l'invidia del mondo, infatti ci copiano il parmigiano e non è parmigiano vero, ci copiano i tortellini e non sono tortellini veri e noi i nostri prodotti li dobbiamo buttare, non possiamo sfruttarli, non possiamo farli conoscere in giro per il mondo perché ci sono prodotti che vengono dall'estero e che sappiamo come sono prodotti sfruttando la popolazione, sfruttando non rispettando le regole ambientali e quindi ovviamente sono maggiormente competitivi rispetto ai nostri. In Europa dobbiamo andare ovviamente a ritrattare il Fiscal Compact e il MES che sono altri due trattati, come ha detto Giulia, che è assolutamente impossibile. Per noi è assolutamente, per l'Italia in questo momento è assolutamente impensabile andare a trovare circa 50 miliardi di euro l'anno per rientrare nel limite del 60% del rapporto debito-PIL, limite che è stato previsto dai trattati europei, dal patto di stabilità, ma che nessuno ci spiega perché questo limite. Se sforiamo dell'1%, del 2% che succede? Non siamo più un paese virtuoso, non possiamo più crescere. Quindi andiamo a trovare questi soldi, non abbiamo noi i soldi per la sanità, non abbiamo i soldi per ristrutturare le scuole, non abbiamo i soldi per le pensioni e dobbiamo andare a ridurre le spese, a trovare denaro di 50 miliardi di euro perché ce lo chiede l'Europa senza tra l'altro sapere perché. Questo 60% famoso, perché dobbiamo rientrare in questo limite? Per tutti questi motivi dobbiamo andare lì, dobbiamo veramente essere competenti. Tra l'altro parlando con alcuni funzionari del Parlamento europeo ci hanno spiegato come l'incompetenza degli eurodeputati italiani è la causa principale anche delle lobby, di entrare dentro le more delle procedure e quindi l'incompetenza degli italiani che non sanno come muoversi, non studiano, non gliene frega niente, permette alle lobby di avere la meglio.
come anche le lobby dell'ambiente. Ultimamente la Commissione europea ha previsto che gli aiuti all'economia, alle rinnovabili, sono considerati aiuti di Stato e quindi vanno eliminati. Quando potrebbero essere invece delle fonti per lavoro, potrebbero essere delle risorse per creare nuovo lavoro, oltre ovviamente a inquinare meno. Tra l'altro noi siamo l'unica forza credibile in questo momento, siamo l'unico movimento che è quello che promette e mantiene, mentre tutti gli altri cavalcando l'onda del malcontento ci vanno a dire che sono contro al fiscal compact, sono contro a questo euro, ma chi li ha votati? Chi li ha votato questi trattati? Chi li ha firmati questi trattati e poi sono stati recepiti in Italia? Certo non noi. Quindi è facile ora dire che vogliono tutti uscire da quest'euro, ora tutti cavalcano l'onda del malcontento, ma non ci fidiamo di questi movimenti, di questi partiti che sinora hanno detto tutto e fatto il contrario di quello che hanno detto. Secondo me siamo l'unica forza credibile in questo momento, dobbiamo essere tanti, dobbiamo essere numerosi, perché essendo tanti possiamo veramente fare la differenza. Io credo che questa volta riusciremo ad essere veramente una forza predominante, riusciremo a fare la differenza. Grazie.